Questa trasmissione è offerta da Arco Naturale Club, matrimoni e cerimonie, il tuo sì a Capo Palinuro, arconaturaleclub.it. Colora i tuoi ricordi con Photo World, in via Indipendenza a Palinuro, photoworld.it. Decagel, produzioni gelati e surgelati, sedi a Sanza e a Sapri. AS Service, auto plurimarche, nuovo, usato, noleggio, assistenze e ricambi. A Capaccio, statale 18, chilometro 87-200. Vittoria Assicurazioni, agenzia generale di Casalvelino, con filiale ad Agropoli, agente Giuseppe Severino. Coffee Service R&L, il caffè del bar a casa tua, come lo vuoi tu. CoffeeServiceRL.it. È qui, in un ambiente accogliente, che ti riceve Greco Group Unipol Sai Assicurazioni. Da oltre 10 anni vicino al cliente, offre una consulenza completa e gratuita in tutti i rami assicurativi, per aziende, professionisti e privati. Da Greco Group, polizze su aziende, polizze risparmio e polizze casa. E sull'RCA puoi risparmiare fino al 70%. Greco Group Unipol Sai Assicurazioni. A Sapri, in via Kennedy 53. A Palinuro, in via Carlo Pisacane 56. A Marina di Camerota, in via Bolivar 82. Maggiori informazioni allo 0973 39 28 53. Per Greco Group, starti accanto è il premio più grande. Greco Group è Unipol Assicurazioni. Buonasera, ben ritrovati da Il Bello del Calcio, come sempre Sergio Tardelli a farvi compagnia per passare insieme una piacevole serata e un'oretta di calcio, possibilmente di calcio puro, ovviamente di calcio cilentano. Come sempre la nostra trasmissione è sempre arricchita da ospiti e in modo particolare, come sempre, sulla mia sinistra abbiamo Giuseppe. Buonasera a tutti. E poi abbiamo un parterre bello completo di ragazzi, sono tre ragazzi, tre giocatori del Folgore Acquavella, società di terza categoria, e abbiamo a sinistra, li puoi presentare tu Giuseppe, Antonio così Ciampolo, sono due ospiti. Antonio Ciampolo. Buonasera. Poi abbiamo Anthony Papa. Pepe. Pepe, scusa, Anthony Pepe. E poi infine abbiamo Maiese Gaetano. Buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito. Bene, passiamo subito ai risultati della prima categoria, girone F. Polisportiva Baronissi, Gioventù Tramonti 1-2, Sportichi Pontecagnano Fisciano 1-0, Giffone 6 Casale Real Bellizzi 6-0, Simone Firno Cerno Calcio 0-0, Olympic Salerno Audax Salerno 1-1, Atletico Faiano Vignale Calcio 2-0, Campagna Valentino Mazzolo 2-0, Centro Storico Salerno Coperchia 1-3. Per una classifica, sempre solo al comando il Campagna con 42 punti, Centro Storico Salerno 35, Olympic Salerno 28, e poi abbiamo una sfilza di squadre, tutti a 26 punti: Sporting Pontecagnano, Simone Fierro, Valentino Mazzola, Club Gioventù Tramonti, tutti a 26. Virtus Picendine Giffone 6 Casale 24, Audax Salerno e Vignale Calcio 21, Atletico Faiano 20, Fisciano, Polisportiva Baronissi e Coperchia 14, Acerno Calcio 12, chiude il Real Bellizzi con 10 punti. Allora Giuseppe, una prima di ritorno con qualche risultato in attesa. Sì, la sconfitta della seconda in classifica, il Centro Storico, che purtroppo ha perso fuori casa, anzi in casa, per 3-1 contro il Coperchia, e da notare appunto la fuga adesso in solitaria del Campagna, anche se ancora mancano tutto il giro di ritorno, perché è la prima del giro di ritorno, però abbiamo visto comunque un risultato inatteso contro il Centro Storico. Io ho avuto modo di vedere la partita delle 11:20 appunto tra Olympic Salerno e Audax, una partita bella giocata da entrambe le squadre, i gol sono arrivati soltanto nel secondo tempo.
rete per, appunto, per l'Olympic Salerno di Acquaviva, mentre ha pareggiato per l'Audax Tabatabi. Quindi un'ottima partita. Tra l'altro mi ha stupito molto l'Olympic Salerno, che è appunto terzo in classifica, anche se la distanza rispetto alla prima, che è il Campagna, è notevole. Eh beh, sì, sì. Però, cioè, il risultato più importante è proprio questo, il Coperchio, no? Penultimo in classifica, insomma, tre punti che sì, l'hanno messa in una posizione, insomma, di grande attesa, potremmo dire, no? Sì, anche se le ultime cinque adesso, vedi, sono stipate in quattro, sì, punti, quindi sono tutte partite. Quindi nulla è deciso in sostanza alla, sì, fine. Né nella zona playoff, nella zona play-out. Sì, perché poi abbiamo, come abbiamo visto dalla classifica, abbiamo ben cinque squadre a 26 punti. Sì. Quindi tutti in zona playoff. È veramente un girone strano. Sì, un girone strano. Poi, come ti ho detto, io ho avuto modo di vedere l'Olympic Salerno e anche l'Audax. Nonostante l'Audax ha 21 punti, ha soltanto 5 punti dall'Olympic Salerno, mi è sembrata comunque una buonissima squadra. E alla fine, sul sintetico dell'Olympic Salerno, non è che ha sfigurato. Se tu ti ricordi, l'altra puntata con Franco avevamo detto un risultato possibile, no? Olympic Salerno, lui disse, beh, un bel 1-1. Sì, sì, ma infatti Franco poi è uscito, c'entra con... sempre i suoi pronostici. È uscito questo risultato, bello sì. Come, vuol dire, anche questo è un risultato, insomma, in attesa. Simone Fierro a Cerno Calcio 0-0, no? Sì, un'altra partita che il Simone Fierro purtroppo non porta a casa, perché rispetto all'avversario, diciamo, ha una rosa soprattutto in attacco molto più forte rispetto, sì, all'avversario di questa domenica. E poi questo 6-0, questo punteggio tennistico, Giffoni 6, Casale e Albellizzi. Il Giffoni è una grandissima squadra, Albellizzi purtroppo quest'anno non riesce ad ingranare, ferma a quella 10 punti, ma ancora per la zona play-out può, sì, dire la sua, bastano due vittorie e si ritrova subito sest'ultima. Però tu sai, è normale che forse quelle che poi conteranno saranno gli scontri diretti, no? Sì, questa è la cosa, penso, più fondamentale. Ancora comunque, penso il risultato alla fine si vedrà fra una decina di partite, perché ancora ci sono tante partite da disputare. Bene, vediamo il prossimo turno del girone F. Acerno Calcio, Polisportiva Baronissi, Audax Salerno, Giffone 6 Casale, Club Gioventù Tramonti, Sporting Pontecagnano, Fisciano, Olympic Salerno, Coperchia, Simone Fierro, Real Bellizia, Atletico Faiano, Valentino Mazzola, Centro Storico Salerno, Vignale Calcio, Campagna. Logicamente di questo qua sicuramente la partita che potrebbe essere importante è quella Coperchia, Simone Fierro. Sì, sicuramente, però anche il Centro Storico non deve fare ulteriori sbagli, perché fuori casa contro Valentino Mazzola non sarà semplice. Bene, vediamo il girone G, risultati e classifica. Acquavella Pollese 7-1, Erayon Niumassa 2-1, Real Palomonte Pattano 6-2, Alfanese Nuova San Vito Sapre 1-0, Cicerale Certosa di Padula 4-1, Gregoriana Procolleano 3-1, Sassano Calcio Real Agropoli 1-0, ha riposato il Rofrano. E questa è la classifica. Gregoriana punti 43, Real Palomonte 36, Cicerale 29, Real Agropoli 28, Sassano Calcio 27, Procolliano 26, Pattano 24, Acquavella 18, Certosa di Patura 17, Erayon 16, Rofrano 16, Niumassa 16, Pollese 13, Nuova San Vito Sapri 5, Alfanese 0. Quindi qua, Giuseppe, continua ormai la Gregoriana, giusto? Sì, più o meno siamo... Gregoriana, siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda dell'altro girone che abbiamo visto però, poc'anzi. Però diciamo più con delle cose molto precise, perché non è, insomma, non c'è quella linearità dell'altro girone. Sì, anche se poi nella zona playoff vediamo che anche in questo girone la quinta in classifica, che al momento è il Sassano, che reduce appunto da un buonissimo momento con Maiese che stende soprattutto le squadre nostrane, ha steso il Pattano, ha steso appunto il Niumassa e adesso ha fatto fuori anche della Grobbi. Gli avranno fatto qualcosa a Maiese, insomma. Sì, perché comunque Maiese, io tra l'altro l'ho sentito poco fa a telefono e mi ha detto che sarà ospite con noi nelle prossime puntate, quindi ci verranno a trovare anche i ragazzi del Sassano. Quindi Sassano che vince appunto questa importante partita contro Real Agropoli. Real Agropoli che comunque è una buona squadra, lo ha dimostrato quest'anno nonostante la sconfitta dell'ultima partita, comunque ha fatto vedere un bel calcio quest'anno, nonostante comunque era una squadra che non è nata per arrivare nei playoff, certo, ma soltanto per fare un campionato tranquillo. E al momento si trova comunque nella zona playoff, quindi va dato merito alla squadra. Tra l'altro, noi potremmo, scusami se ti interrompo, ne approfitto, no, potremmo un po'
parlare anche i nostri ragazzi, certo. Perché insomma ricordiamoci che Acqua Vella sono due società diverse, ma il paese è unico, sì. Anche se, e quindi fanno prima e terza. Voi come la vivono, diciamo, la prima categoria e questi risultati, soprattutto questo risultato molto importante, come è stato vissuto? Lo voglio chiedere a Gaetano. Allora, Acqua Vella è una squadra molto, gioca il pallo a terra sempre, il mister Pedrigi questo gioco, quindi hanno un buon organico con giocatori di talento. E la classifica è un po' bugiarda secondo me, comunque sono una bella squadra. Perché hanno una bella rosa. Sì, una bella rosa. Un bel gioco. Giocano un bel calcio per la categoria che occupa. Sono organizzati in quasi tutti i reparti, capito? Quindi diciamo che forse questo, per questo diciamo che la classifica non è, è bugiarda, però giocando bene con la mancanza del tempo hanno anche un grande allenatore. Arriverà qualche risultato. Vogliamo ricordare l'allenatore dell'Acqua Vella, chi è? Mister Castiello. Mister Castiello, quindi insomma è anche un uomo esperto, sì. Voglio dire. Sì, sì, sì. Invece Pepe, sì. Sei sulla stessa linea, voglio dire, quindi sì, 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 penso le stesse cose. Sono una squadra che giocano, hanno un'identità di gioco, giocano palla a terra. Non, cercano sempre di giocare la palla anche in situazioni rischiose. Però voglio dire, questo, alla fine sì. È vero che diciamo che forse la classifica poteva essere un po' diversa, no, però insomma tutto sommato siamo proprio quasi al centro della, sì, sì, vabbè, della classifica, sì, sì. Normale. Però il distacco diciamo anche perché loro è il primo anno che fanno comunque la prima categoria, sono dei ragazzi che comunque non hanno giocato, forse c'è qualche ragazzo nuovo che ancora non si è inserito ancora nel meccanismo, no? Nel poi meccanismo. C'è stato comunque Antonio, cessioni, acquisti, sì, in questo sì, mercato di valutazione, quindi c'è stato un po' di via vai. Sì, sì, via sì. Ah, sì. E com'è nata l'idea, ecco, io so che sono due società diverse, sì. No? Come mai è nata l'idea di fare due squadre con due società diverse, anziché invece ne farne una sola e renderla ancora più forte? Perché in principio eravamo una sola società, c'era squadra A e squadra B. La squadra B non faceva classifica. Esatto, sì, è normale. E sì. Noi per quello, anche per quello ci siamo dissociati per fare un campionato a parte sì. Sì. Nulla, niente di anormale. Sì, sì, nessun diciamo di... I ragazzi da quella sono numerosi, quindi noi abbiamo deciso di impostare un tutt'altro tipo di mentalità nella nostra squadra, capito? Noi giochiamo per divertirci, siamo dei ragazzi, infatti la nostra squadra, come puoi vedere, anche sulla carta, cioè, siamo tutti giovani, forse solo Van Bommel, solo due sono, beh, diciamo, hanno più di esperienza. Allora, cominciamo a capire, per sì. Giovane, è vero Giuseppe, che intendiamo? Perché no, insomma, magari qualcuno si potrebbe offendere. Per giovane, che intendiamo? Cioè, voglio dire, io mi auguro che la squadra fa tutti i ragazzi di oltre i 20 anni, giusto? Sì, sì, ma abbiamo qualcosa di 17, quindi sì, e questo è bello vedere comunque ragazzi di 16 anni. Siamo... Abbiamo fatto anche dare la possibilità a quei ragazzi che non possono giocare nella prima o nella seconda di giocare comunque a calcio. Poi bisogna ricordare che lo spirito della terza dovrebbe essere. Bisogna ricordare che la loro società comunque è anche una squadra femminile, sì. Cosa sì. Che penso sia quasi presente. Quasi presente da nessuna parte. Eh sì, questa è una bella. Sta andando molto bene. Sta andando pure bene, molto bene. Ma fa calcio a 5 o calcio, no, calcio a 5? Calcio a 5, sì, sì, sì. Beh, sì, insomma, questa però è una benedizione. Insomma, vuol sì. Dire che è un paese che si vive di, sì, di calcio. Vive il calcio. Sì, nessuno si vive escluso, di calcio. Nessuno vive il calcio. Beh, questa insomma è una bella... È una bella cosa, ovviamente lo sport è bellissimo, non c'è solo il calcio, voglio dire, no, c'è anche la pallavolo, la pallacanestro, sì. Insomma, abbiamo tanti... Sì. Poi sono molto attivi anche sui social, vedo spesso comunque le dirette, sì, ma... è possibile vedere delle dirette anche delle donne mentre giocano, sì, 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 sì. Le partite della Folgore a quella femminile, quelle della squadra. Una ragazza di quella squadra si è scelta pure per andare a giocare a Serenitano, hanno chiamato per l'anno prossimo. Quindi vedi, è comunque una bella vetrina. È anche molto seguita... Questo diciamo fa onore un po' al Cirenzo, sì, non so sì, come sì. Dire. Come già abbiamo affrontato, mi sembra, nell'altra trasmissione, noi abbiamo sempre detto che nelle nostre piccole realtà, nelle nostre piccole squadre, ci sono dei ragazzi di talento che potrebbero emergere. A volte quello che manca forse è proprio lo spirito di sacrificio, sì. Del ragazzo di adattarsi, insomma, è vero. A un sistema un po' diverso, più preciso, più razionato, insomma, più serio. Sì. E a volte invece quando poi ci si va in una società organizzata di un certo livello,
ci si trova in difficoltà perché non sono abituati a determinati sacrifici. E quindi chi invece, quei pochi che riescono a fare questo, poi lo vediamo che emergono, insomma, arrivano anche a livelli importanti. No? E ne abbiamo sempre citato qualcuno, no? Tipo, non so, un D'Angelo che sta nell'Avellino, sì, Molinaro, no, insomma. Sì, pure Sansone di Novi. Di no, insomma, per dire. Che ieri purtroppo Sansone non ha avuto vita facile contro Dzeko, diciamo. Non so, tifoso della Roma, però. Vabbè. Quindi, bene, e invece Giuseppe, vuol dire, tu pensi che il Cicerale potrebbe insidiare ancora il Real Palomonte per la seconda posizione? Il Cicerale è una squadra fortissima. Poi sono un gruppo affiatato, purtroppo ha avuto la sventura di vivere un momento nero di questa stagione attorno appunto alla fase natalizia, diciamo così, e ha perso molti punti per strada. Però al momento vediamo comunque in terza posizione, sicuramente non può vincere questo campionato, ma può andare avanti e dire la sua nei playoff. E invece da qualche domenica noi vediamo che, ecco, parlando un po' delle nostre squadre più vicine, adesso abbiamo parlato dell'Acquavella, questo calo del New Mass. C'è un calo purtroppo per Mister Liguri, che tra l'altro è stato il suo compleanno ieri, quindi faccio gli auguri. E gli facciamo gli auguri. Gli faccio gli auguri a Mister Liguri. Il New Mass sì, ha avuto questo calo, però bisogna dire anche che è la stessa squadra dell'anno scorso, tranne forse pochissimi elementi. È la stessa squadra che giocava comunque in terza, seconda, ha fatto questa escalation fino alla prima categoria. I ragazzi purtroppo sono stati sfortunati, si vengono appunto da due risultati negativi, tra l'altro non questo ma l'altro dell'altra domenica 6-0, quindi contro il Sassano, però il Sassano è una grandissima squadra. Eh beh, sicuramente. Hanno avuto questo momento buio, però conosco i ragazzi e già si stanno mettendo in moto di nuovo insieme a Mister Liguri per rivincere ancora. E poi vediamo anche questi, ecco, forse l'abbiamo chiamato l'altra volta, insieme a Franco, il Sapri, insomma. Sì, prima questa vittoria, appunto, questi tre punti importanti del Sapri. E certo, giocavano contro l'ultima della classe. È sembrato come la guerra dei poveri, no? Insomma, sì. Però alla fine... Partita che non sembrava di prima categoria, purtroppo, però per entrambe le squadre. Più una seconda categoria, diciamo così. Però tre punti che hanno dato insomma un po' di fiducia. Però sono due bellissime squadre, l'altro l'Alfanese dello storico Mister Detta, quindi è una buonissima squadra, un bel ambiente, Alfano è un bel paese, una bella cittadina. Quindi poi non so se mi è giunta notizia che a Rofrano, nell'occasione di questo, diciamo, turno di riposo, so che hanno cambiato il mister, so che Pompeo insomma... Ha ceduto Giovanni, e so che hanno aperto un nuovo, cioè è entrato un altro signore che onestamente però ancora non ho il nome, quindi noi gli facciamo un in bocca al lupo sperando che il Rofrano, insomma, anche per la sua storia comunque calcistica. Va detto che questo è un girone difficilissimo, quindi vediamo una squadrona come l'Acquavella si trova rilegata a metà classifica. Basti pensare che ci sono squadre come il Massa, neopromosse. Certamente anche l'Acquavella ne è promossa, però penso abbia qualcosa a livello di rosa in più rispetto al New Mass. Ha un De Cesare in più, soprattutto che è un attaccante, abbiamo detto poc'anzi, pure nel periodo non collegato, è un fortissimo attaccante. Quindi ha tutte le carte regole forse, per fare bene. Torniamo al discorso che facciamo sempre. Cioè, tornando al fatto che, essendo gironi molto più ristretti, ovviamente tutte le squadre si sono attrezzate. Cioè, certo. Dire, all'interno di queste squadre troviamo, insomma, ragazzi, giocatori che fino alla passata stagione o addirittura in corso hanno giocato anche in promozione, in eccellenza, qualcuno, ecco, in altri, in Serie D, voglio dire. Quindi questo ti fa capire il livello come si è alzato, no? Come si è alzato nei gironi di seconda categoria, che dopo andiamo a parlare, ma soprattutto nei gironi di prima categoria. Certo. Io volevo chiedere poi ai ragazzi, magari ad Antonio, se qualche giocatore vostro del Folgore magari è stato contattato per andare a giocare in prima nell'Acquavella. A dire la verità no, siamo noi che contattiamo a loro e mi giro con noi. Diciamo, non c'è nessun calciatore che ha colto comunque l'occasione di fare questo salto di categoria. No, a dire la verità no, poi non lo so in futuro se qualcuno andrà più o meno. Anche perché siamo molto legati alla nostra squadra. Perché noi siamo molto legati alla nostra squadra, siamo come una famiglia. Tutti, certo. E questa è una bella cosa, il fatto che sono come una famiglia. Bene, vediamo il turno successivo del girone G di prima categoria. Pollese Cicerale, New Massa Real Palomonte, Nuova San Vito Sapri, Acquavella, Pattano Gregoriana, Procolliano Alfanese, Real Agropoli, Eraion, Rofrano, Sassano. Riposa nell'occasione la Certosa di Padula. Sia il New Massa che il Pattano giocano in casa, è una bellissima partita da andare a vedere perché contro le prime e la seconda della classe, quindi sì. Gregoriana era al Palomonte.
È una sfida difficile sia per Mister Liguri che per il Pattano. Sì, sulla carta diciamo che è come un tabù, però il pallone insomma è strano, voglio dire, le partite vanno prima giocate. Certo, abbiamo visto poi il Coperchia comunque. Insomma, ecco, una cosa che uno non si aspettava. Certo. Bene, passiamo adesso ai due gironi di seconda categoria, iniziando dal girone I. Risultati: Atletico Veca Ursendina 2-0, Club Chieve Atletico Saracena 1-0, Macchia Real Postiglione 5-1, Ricigliano Calciostella 0-3, Rutino Sport Licinella 2-1, Santa Maria San Michele Olevano 2-3, ha riposato l'Atletic. Per una classifica, l'Atletico punti 33, Club Chievi 30, Calciostella 29, Licinella 25, Atletico Saracena 23, San Michele Olevano 22, Santa Maria 14, Rutino Sport 14, Macchia 13, Real Postiglione 12, Atletic 10, Ursendina 7, chiude il Ricigliano con 5 punti. Allora, malgrado, voglio dire, il riposo, comunque l'Atletico mantiene i suoi 3 punti di vantaggio, Giuseppe. No, ha riposato l'Atletic Torchiara. Ah, l'altro, sì, hai ragione, scusami, sì. Ha riposato il Torchiara, sì. Prima partita appunto anche questa del girone di ritorno. L'Atletico Veca comanda sempre appunto con quota 33 punti, 13 partite, 10 partite vinte, 3 pareggiate. Io direi una grande vittoria del Club Chieve, no? Contro l'Atletico Saracena per 1-0. Insomma, sì, grande vittoria dell'Atletico Saracena, ma grande vittoria soprattutto da, visto che sono squadre più vicine al comprensorio di Vado della Lucania, al Rutino, perché Rutino ha fatto una bellissima vittoria casalinga con gol appunto di Pinto e Volpe contro il Licinella. Licinella, squadra appunto che è accreditata, secondo me, a mio avviso, addirittura ad arrivare prima in classifica, perché è una squadra fortissima, calciatori che addirittura hanno giocato nei professionisti, alcuni sono arrivati addirittura a giocare nella Serie B, quindi non ha giocatori tanto scarsi, quindi bisogna stare attenti a questo Licinella, quarto in classifica, però il Rutino comunque ha messo in campo una buona prestazione, ho avuto modo di intervistarli i calciatori del Rutino lunedì scorso e loro appunto mi hanno detto che si stanno mettendo in marcia per comunque fare qualcosa in più in questo campionato, anche se sono partiti diciamo con il freno a mano dovuto a tante cose negative, certo, infortuni eccetera. Per quanto riguarda poi altre squadre, Atletico Saracena, come dicevi tu appunto, non è riuscito a portare a casa i 3 punti, però comunque è una buonissima squadra anche Atletico Saracena, è da considerare anche una buona squadra il San Michele Olevano. Sì, effettivamente sì. Quindi anche qui è un girone, insomma, nulla ancora deciso, soprattutto nelle parti alte, ma anche giù, perché poi alla fine... Io credo che alla fine lo sponderà l'Atletico, perché la squadra, rispetto alle altre, la squadra è attrezzata di più. Però teniamo d'occhio questo Licinella, perché i punti non sono tanti, sono soltanto 8 punti. Diciamo che è interessante, ecco, al contrario, veramente, come ormai forse lo ripetiamo anche troppo, però effettivamente è così, cioè sono dei gironi proprio al limite, no? Sì. Con un risultato positivo vai su, con un risultato negativo scendi la classifica di un bel po', certo. E forse ovviamente si nota molto con la regola dei 3 punti, se eravamo come tanti anni fa con i 2 punti, tutta questa differenza credo che forse non si sarebbe vista, certo. Bene, vediamo il turno successivo. Atletico Saracena, Rutino Sport, Atletic Macchia, Calciostella Santa Maria, Real Postiglione Atletico, San Michele Olevano, Foba Club Chieve, Ursendina Ricigliano. Riposa il Licinella. Sì, c'è il derby tra l'Atletico Saracena e Rutino, quindi sì. Società che distano comunque, insomma, a pochissimi tante chilometri. Partite da vedere, no? Perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta. A volte vedi, sono stato a vedere l'Audax, sì, apposta per cambiare un po', per vedere qualche girone diverso, però certo, veramente c'è tanto da vedere. Questo è il bello del calcio. E anche questo è il bello del calcio. Bene, passiamo al girone L, quello insomma quello che ci riguarda un po' più da vicino. Atletico Pisciotta, Centro Lendiscosa 1-0, Antesano Calcio Novi Velia 3-1, Elea Virtus Casaletto Calcio 2-2, Gioia Atletico Montesano 1-0, Laurino Foria Futani 1-2, San Maurese Atletico Caselle 4-1, ha riposato il Pro Atena. E questa è la classifica. San Maurese 39 punti, Pisciotta e Montesano 23, Laurino e Lea Virtus insieme al Pro Atena 19, Gioi 18, Antesano Calcio 16, Foria Futani 15, Novi Velia, Centro Sportivo Lendiscosa 13,
Casaletto Calcio 11, chiude l'Atletico Caselle con 7 punti. Allora, qui ormai credo che dovremmo parlare dal Pisciotto a scendere giù, vero Giuseppe? Sì, perché sì, insomma. Ma vuole che la Sammorese rullo compressore, come diciamo sempre. Poi, però voglio spendere una parola, che non lo diciamo mai, cioè parliamo comunque della Sammorese riferita a questo girone. Volevo parlare della Sammorese riferita a tutti i gironi della seconda categoria della Campania. Perché il risultato che ho avuto modo di constatare è che la Sammorese addirittura non è prima soltanto nel suo girone, ma è prima in tutti i gironi. Soltanto una squadra che il Saviano 1960 ha fatto quasi come la Sammorese, nel senso che su 13 partite ha fatto 12 vittorie e un pareggio, mentre la Sammorese ha fatto bottino pieno vincendo 13 partite su 13. Quindi, sì, insomma, quindi diciamo che l'unica avvia... squadra che un po' si può avvicinare a questa Sammorese è il Saviano 1960, quindi... che più o meno ha la stessa differenza reti, 40 diciamo punti tra virgolette di differenza reti, perché ha fatto 49 gol in casa e ha fatto 40 gol fatti e 9 subiti, quindi diciamo la Sammorese ne ha fatti 48, ne ha subiti 8, siamo lì. Quindi diciamo però, che la Sammorese potrebbe polverizzare un po' tutti i record. La Sammorese al momento non solo sta, in Campania forse, ma anche polverizzando livello... tanti record, veramente quando appunto si sente in alcuni bar dire no, ma quelli sono più forti rispetto agli altri, dobbiamo dire che questi sono 11 ragazzi cilentani che scendono in campo, diciamo 26 ragazzi cilentani, bene, il mister e la società cilentana che dà lustro a livello campano. A livello nazionale non ho avuto modo di confrontarli, perché sono tanti gironi di seconda categoria. Sicuramente. Però veramente danno lustro al calcio cilentano. Io credo che possa arrivare a questi risultati, perché insomma... Al momento veramente imbattuti. Conoscendo mister Altobello, insomma, voglio dire, sappiamo la sua determinazione. No, che... no, è una cosa bella che i 26 ragazzi del Cilento riescono comunque ad averla meglio su tutti a livello regionale. Bene, invece analizzando, escludendo la Sammorese, non ce ne voglia l'amico Altobello, però insomma, vediamo che sarebbe un girone umano. Sì, girone umano, girone comunque in pochissimi punti, perché vediamo addirittura il Foria Futani che ha fatto una vittoria bellissima contro il Laurino in trasferta, con soli 4 punti arriverebbe addirittura a quarta in classifica, quindi a 4 punti di distanza dalla quarta in classifica. È un girone molto corto, l'Atletico Pisciotta comunque riesce tra virgolette a comandare, escludendo la Sammorese, questo girone al momento, una buonissima squadra abbiamo avuto anche qui come ospiti. Sì, ma non solo, io l'ho incontrata anche proprio domenica con il Lendiscoso, onestamente insomma è una bella squadra, con dei ragazzi insomma quasi tutti del posto, la maggior parte sono tra Pisciotta e Palinuro, voglio dire. È una squadra che esprime un bel calcio. Spero che l'Elea Virtus pure riesca, perché sono dei bravi ragazzi, una buona squadra, sicuramente conosceranno anche i nostri ospiti, una buona squadra, e mi fa piacere se riescono a rimettere in moto un po' qualche vittoria su vittoria, magari possono avvicinarsi anche loro. Sono al momento nei playoff, però come dicevamo la classifica è corta, quindi cioè vuol dire questa vittoria del Foria Laurino insomma è significativa. Faccio complimenti appunto ai ragazzi che ho il piacere di allenare insieme a mister Michele Armida, ma è tutto merito del mister che comunque fino alla fine, nonostante tutti gli infortuni, gli acciaccati eccetera, sta portando comunque i risultati a casa. Guardi, io fino adesso per rispetto, per educazione, per ruolo di cronaca, non ho mai speso una parola sul Lendiscoso, no? Però insomma mi è dovuto, perché credo che meritano, come dice, una società, soprattutto una società organizzata al massimo, che cose che se ne vedono pochissime nei nostri paesi, insomma, in questi giorni in modo particolare, con mille difficoltà, una squadra, la maggior parte sono tutti ragazzi di Lendiscoso, qualcuno di fuori e qualcuno insomma di Marina, ma sempre del comprensorio di Marina di Camerota. Tra mille problemi, insomma, tra squalificati, tra ammoniti, tra gente che si è fatta male, insomma, domenica, io devo dire la verità, domenica ho visto soprattutto il carattere del Lendiscoso. Ovviamente questo non basta, perché quando poi si incontrano squadre attrezzate come il Pisciotta, con una rosa ampia, con gente che dà del tuo al pallone, si va un po' in difficoltà. Cosa che invece domenica, io devo essere molto sincero, era una partita che... Il risultato non è assolutamente veritiero, non è, perché hanno
alla fine hanno meritato di vincere, anche se ecco, il pallone è fatto di stranezze, perché comunque hanno vinto, sono riusciti a farci gol proprio negli ultimi 5 minuti della partita. E io mi auguro che questo, che un po' che ci sia anche una tendenza, no? che la palla gira un po' anche a nostro favore, sperando già da domenica che andiamo giochiamo in casa con il Poatan e speriamo di fare un risultato migliore. Quindi era giusto, fino adesso non l'ho mai fatto, ma mi sembrava doveroso spendere una parola per i ragazzi di Redis. Io quello che vedo pure, che Giuseppe, che anche se sta a metà, però è una squadra secondo me che sembra strana, però i suoi risultati li fa il Joy. Sì, che sarebbe il velino. Che sarebbe il velino. Sì, abbiamo avuto qui ospiti, appunto, Matteo D'Aiuto, Gigi Scarpa. Comunque è una squadra buonissima. Io ho avuto modo, appunto, di vederli giocare contro il Foria Futani appena 2 settimane fa. E tra l'altro qui a telecamere spente avevo detto vincerete 2-1 contro il Foria Futani. E tanto è vero che il ragazzo come vicino a me ha detto, cioè, azzeccato, perché abbiamo vinto 2-1 contro abbiamo il Foria centrato Futani. Sono andato anche contro le mie, diciamo, più rose aspettative. Però una squadra buonissima quella di Mister Gigi Trama, tra l'altro mister che ha allenato per tanti anni sul campo, appunto, dove giocano i nostri ragazzi, sicuramente lo conosceranno perché, sì, perché comunque ha allenato per tanti anni in promozione al Casalverino, quindi è una squadra buona, suo figlio il Gabriele Trama ha allenato pure, vedi, il nostro amico Pepe, quindi magari possono spendere loro qualche parola. Ci hanno fatto un amico la settimana scorsa, sì. Sono una squadra pure loro ben organizzata, con alcuni giocatori pure superiori alla, sì, alla categoria che fanno comunque. Mazzeo, pure Angelo, sono molti giocatori di un'altra categoria. Poi c'hanno D'Aiuto comunque davanti. C'è il Bomber, sì, D'Aiuto. Bomber D'Aiuto. Bomber D'Aiuto. Da un grande aiuto alla squadra, diciamo. E poi voglio anche, voglio dire, fare i complimenti perché insomma questa bella vittoria degli Cusati, no? Ai danni del Novello, un bel 3-1. Gli Cusati non è male, è una squadra molto giovane, quindi. E questo è un altro girone veramente interessante, perché non ci sono squadre, oltre la San Maurizio, che comunque fa un campionato a parte, sono tutte squadre ben attrezzate e sullo stesso livello. E quindi ogni partita, onestamente, sì, non è facile. Con la giusta concentrazione. Sì, perché non è facile ipotizzare un risultato. Insomma, basti pensare che complicato. 4-5 settimane fa il Velina era in bassa classifica, sì. Adesso è in zona playoff. Sì, e anche se adesso Selregia ci mette il prossimo turno, vediamo delle partite, io direi molto importanti, che insomma sono da discutere ovviamente. La prima secondo me è il Foria Futani con l'Atletico Pisciotto, una di quelle partite insomma. L'altra è il Montesano San Maurese, sì, che è come se fosse, diciamo, prima e seconda, e poi l'altra partita che pure ha una certa importanza è l'Endiscosa con il Proatana Calcio. Cioè ci sono degli, puntualmente adesso incominciano ad arrivare degli scontri in rapporto alla classifica, degli scontri importanti. Sì, diciamo che ci sono quasi due derby, quello tra Foria Futani e Pisciotto e quello tra Novi Velia e Lea Virtus, che a livello di vicinanza geografica parlo, sì, che sono partite molto interessanti. Foria Futani-Pisciotto all'andata è finita con una vittoria per il Foria Futani, prima vittoria del Foria Futani in questo campionato, quindi. Però all'andata, diciamo, le squadre comunque si studiavano. Sì, ancora era un po' all'inizio. Era molto. Ma in effetti il Pisciotto ha pagato proprio questo, ha pagato un inizio non brillante, anche perché la squadra, sì, ancora non era a completo. Sì, quindi sarà una partita sicuramente importante. E poi, come avevo detto, la partita importante è quella tra Novi Velia e Ascea, comunque sono due buonissime squadre. Bene, allora vediamo il prossimo turno del girone L. Ce l'abbiamo, eccolo qui, grazie alla regia. Foria Futani, Atletico Pisciotta, Atletico Caselle, Laurino, Montesano, San Maurese, Casaletto Calcio, Gioi, Novi Velia, Elea Virtus, Lentiscosa, Proatena Calcio, Riposa, il Licusati, Antesano Calcio. Bene, dopo quindi la prima e la seconda, adesso ci fermiamo un attimo per dare spazio alla pubblicità e ci vediamo fra poco con i gironi di terza categoria.